Bentornati sul canale YouTube di CellularMagazine.it, io sono Luca Figini e vi parlo da Rifa 2013, dove nello stand di Sony e Sony ha appena finito la presentazione dei nuovi prodotti, per cui abbiamo qui per la prima, in esclusiva e in anteprima, lo Z1, che è il nuovo smartphone di fascia alta di Sony, che è l'evoluzione e il miglioramento dello Z. Evoluzione perché? Perché di fatto mantiene fondamentalmente la medesima forma, con questo perlipipedo con gli angoli arrotondati, basato su una scocca in alluminio, quindi un piccolo parallelepipedo d'alluminio su quale sono stati montati i vetri anteriore e posteriore per rifinirlo, con un display da 5 pollici in risoluzione Full HD, quindi 1080x920, e ha una scocca che ricorda sia quella dello Z, ma soprattutto vanta una maggiore protezione per l'acqua, perché è certificato per esistere a 1,5 metri sott'acqua per 30 minuti. Questo vuol dire che per esempio potete fare un bagno e fare delle foto, per 30 minuti potete tenerlo fino a 1,5 metri sott'acqua. Ancora, è un aggiornamento dello Z perché monta un processore più potente, nella fattispecie sotto al display da 5 pollici ha uno Snapdragon 800 a 2,2 pollici, assistito da 2 GB di memoria. Quello precedente, e anche in questo caso un quad core, quello precedente era uno step indietro rispetto allo Snapdragon 800. Ulteriori miglioramenti: la fotocamera passa da 13 a 20,7 megapixel, non è solo la risoluzione ad aumentare, ma sono tutte le funzioni fotografiche di contorno dello Z1 che vanno a migliorare l'esperienza fotografica del Sony. Vale a dire, oltre al sensore più potente c'è un'ottica di serie G, quindi migliore rispetto a quella utilizzata nel modello precedente, e il processore è gestito dal processore Bions, che è quello fondamentalmente che Sony, in versione più potente e più dispendiosa anche in termini energetici, utilizza sulle fotocamere digitali compatte di fascia superiore. La fotocamera entra in gioco anche con le funzioni e con le applicazioni che Sony ha introdotto nello Z1. Ve ne cito una, AR, che permette fondamentalmente di creare delle storie sovrapponendo più scatti. In questo caso si possono fare più foto, e con questa divertente applicazione si vanno poi a creare una serie di animazioni più o meno divertenti, che vanno insomma a raccontare un'avventura, se volete, o comunque un qualcosa che avete vissuto. Altre caratteristiche dello Z1 è chiaramente LTE, e un'altra delle funzioni su cui Sony ha tenuto a precisare è l'autonomia in virtù della batteria da 3000 mAh e dalla funzione stamina, che promette di ridurre al minimo il consumo di spegne energetico dello smartphone massimizzando l'autonomia. Questa è una cosa che ovviamente va provata poi sul campo, ve lo sapremo dire appena oggi veniamo in prova. Continuiamo nella navigazione, nella scoperta di questo smartphone. Ho appena attivato una delle funzioni, cioè facendo uno swipe da sinistra verso destra si apre un menu contestuale. Il sistema operativo è Android 2.2, aggiornato, quindi la penultima versione non è ancora 4.2.2, non è ancora la versione 4.3, quindi è Jelly Bean, ripeto, 4.2.2, personalizzato con l'interfaccia di Sony, che abbiamo già visto in altri modelli della gamma. LTE, Wi-Fi, Bluetooth, è il suo compagno ideale è lo Smartwatch 2, che è stato in questo caso citato nella conferenza di Sony, e che permette via Bluetooth di configurare alcune opzioni, per cui leggere la posta, gestire telefonate e quant'altro. Direi che per il momento, per questo primo contatto con lo smartphone Z1, il nuovo Xperia Z1 di Sony, è tutto. Sony promette che arriverà sul mercato nel giro di poche settimane, e anche il prezzo per il momento è ancora sconosciuto. Vi faremo sapere tutto non appena avremo indicazioni più precise. Da Rifa di Berlino è tutto, a presto, da Luca Figini.